Ciao amici gatti e amiche gatte, vita da blogger gattara. Fra qualche minuto mi chiamerà Moira, che è una speaker radiofonica di Radio Azzurra, una radio del Piemonte, e quindi parleremo un po' di cosa succederà prossimamente con Micio Gatto. Le racconterò i nuovi eventi, tutte le novità del mio sito, del mio canale, eccetera. E quindi ho deciso di riprendere questa intervista, così vedete un po' cosa succede durante un'intervista radiofonica quando ti chiamano a casa e ti chiedono delle cose. Spero che la Lady partecipi, oppure che Oscar e Lady stiano con me, ma ho i miei dubbi perché adesso vi faccio vedere dove sono. Oscar è lì e sta dormendo. La Lady so già che non parteciperà mai. Aspetta che vediamo un po'. La Lady è lì. E la Lady, quando mi sente chiacchierare, si agita tutta. Quindi vedremo se starà con me finché farò questa intervista oppure mi ignorerà. Allora, amici gatti, aspetta. Ci vediamo tra poco che mi chiamano dalla radio. E soprattutto zampe amiche al mercoledì con il ritorno in sede qui nella nostra mattinata virtuale, un giorno o l'altro in uno dei girifelini magari Elisa Bertoldi verrà a trovare anche noi, non lo sappiamo ma lo scopriremo poco per volta. Buongiorno Elisa! Buongiorno a tutti, ciao a tutti gli Allora, ascoltatori. ciao ciao a te, ben ritrovata. Senti Elisa, Micio Gatto, sito portale, social, movimenti tuoi felini, insomma, l'orgoglio felino, via Eh web e sì, non eh solo. sì. Tanto orgoglio felino. Come va? Noi ci siamo sentiti qualche settimana fa la prima volta e ci hai parlato un po' di questa tua mission e vogliamo ricordarla ai nostri amici. Esatto, la mia mission è diventata istruire sul benessere del gatto e informare su tutto quanto riguarda il gatto, sui gatti di razza, anche i gatti trovatelli, tutto quello che circonda il gatto, presentare dei prodotti, provare degli alimenti, tutto quanto quello che può interessare ai proprietari di gatti, appunto per far star meglio i gatti, non tanto per i proprietari, ma per far star meglio il Beh, ci gatto. mancherebbe, insomma, anche perché il proprietario sappiamo che nella condivisione di questa esperienza di vita col gatto, spesso e volentieri è il proprietario che deve abbassare le orecchie, la testina e dire: "Ah, Sì, guarda, hai vinto tu, sì. gatto". Assolutamente, siamo noi gli schiavi qua dei nostri animali, ma va bene così perché alla fine li facciamo vivere con noi, magari in modo un po' forzato, fra virgolette, perché insomma ce li portiamo in casa e devono adattarsi, ma anche noi dobbiamo adattarsi a loro. Sì, diciamo che è un giusto compromesso. Poi, quando io dico lo Sì. stesso che anche a casa mia vincono loro, c'è nulla da fare, va bene così, ma io sono contenta. Quando li vedo contenti, sono Esatto, va contenta bene anch'io. così. Sì. Elisa, quali sono gli ultimi aggiornamenti di Micio Gatto? Stavo guardando le pagine anche di Facebook, ma anche il tuo sito, perché ci sono un sacco di notizie utili. Possiamo cominciare a ricordare anche questi step importanti, tipo i veterinari, anche gli articoli e i video che tu fai che spiegano delle problematiche che si possono curare proprio per la salute dei nostri gatti. Esatto, guarda, io sto lavorando ultimamente molto con il canale YouTube di Micio Gatto, dove carico appunto dei video anche in collaborazione con veterinari. C'è una veterinaria che abita qui vicino, fortunatamente molto brava e specializzata appunto nei gatti, che si chiama Beatrice, e con lei sto facendo tutta una serie di video sulla salute del gatto. Adesso stiamo trattando tutti i problemi della cute, le dermatiti, le allergie alimentari e quindi sto caricando appunto una serie di video su questi argomenti. E trattiamo anche l'alimentazione, trattiamo un sacco di cose nel canale YouTube che sta crescendo tanto, sono molto contenta e ho tante domande, tante richieste di argomenti da fare nei video e quindi vedo che c'è molto interesse appunto. E appunto l'ultimo video è uscito proprio stamattina sulle dermatiti dovute ad alopecia, anzi scusami, sulla dermatite atopica.
e sul granuloma eosinofilico, che è una problematica abbastanza comune e di non facile risoluzione, quindi nel video ci sono dei consigli, ci sono dei suggerimenti per fare la diagnosi, insomma, poi bisogna sempre rivolgersi al proprio veterinario, però vedo che questi video sono utili anche per orientare un po' sui sintomi, per capire un po' il gatto cosa potrebbe avere e poi per rivolgersi appunto al veterinario. Assolutamente, guarda, è un argomento che conosco, ahimè, bene, perché Ahimè. il mio sfigato ci è capitato in mezzo proprio quando Ah, l'abbiamo portato a caspita. casa ed è uno di quelli che, insomma, ne ha avute di tutti i colori. Spero che ormai siano in via di risoluzione, ma secondo me si sta sempre allerta perché non capisci mai. Con la storia della dermatite Ah, abbiamo sì. vissuto dei mesi, guarda, incredibili tra collarino da mettergli, non farlo grattare, le salvettine, insomma, per cercare di pulirlo, e il cibo, è una cosa e l'altra, perché poi ci sono tutti questi aspetti correlati. Quindi io mi vado a vedere anche il tuo video, così ripasso, soprattutto Spero per ti non possa incappare essere più. utile. Sì, hai ragione. E anche perché ricordiamo di non sottovalutare degli aspetti che a volte potrebbero essere delle cose che noi consideriamo da poco, ma nel caso della salute del gatto, se vedi che certi atteggiamenti e comportamenti si ripercuotono, no? Questo me lo confermerai anche tu, e sono legati in questo Esatto. caso al prurito, non so, si vede anche o lo stato del gatto. Guardate che dopo cioè, l'operazione è veramente sempre più difficile, cioè bisogna cercare di prevenire il più possibile, Sì. non di sottovalutare la cosa. Esatto, anche perché magari noi diamo per scontato che il gatto si toeletti, si lecchi e si gratti, però dobbiamo far caso osservandolo tutti i giorni nella vita quotidiana, se la toelettatura che si fa, insomma, è normale oppure se cede, se ci sono macchie senza pelo, e allora lì bisogna andare dal veterinario, insomma, perché potrebbero esserci dei problemi, il gatto potrebbe causarsi anche delle ferite grattandosi, per cui creare tutta una serie di problemi che non hanno fine e quindi dobbiamo correre ai ripari. Soprattutto quando il gatto non vuole collaborare, spesso e Ah volentieri è un po' sì, beh, difficile lì. quello è un grosso problema perché poi quando il gatto sta male non riusciamo magari a prenderlo, non riusciamo a metterlo Mamma nel mia. trasportino, un disastro, un disastro. Ci vuole tanta pazienza, tanto È vero, allenamento. fai dei social, fai sui tuoi social anche qualche video di accompagnamento ai poveri umani che devono Sì. adottare i comportamenti adatti che servono Come sempre. infilare il gatto nel trasportino, che è sempre un problema. Che poi sembra una cosa semplice, ma è meglio capire come fare. rischiamo di rimetterci un dito Ma davvero. oltre. Elisa, senti, parliamo anche di altre cose, no, non perché queste siano meno belle o utili, ma anche belle e divertenti e sicuramente che possono aiutare in più situazioni anche i nostri amici animali, perché questo fine settimana ti vede nuovamente protagonista di uno dei tuoi tanti eventi nei quali giri qua e là, però sei anche abbastanza vicino a noi, no? Esatto, questo fine settimana sono proprio in Piemonte, sono a Carmagnola, al Parco La Vigna, dove ci sarà un bellissimo evento dedicato non solo ai gatti, ma un po' a tutti gli animali. Si tratta infatti di uno spin-off, quindi un'anticipazione della fiera tutta coda che si terrà poi a Torino a settembre. E in questa occasione ci sarà appunto un'anticipazione di questi eventi che ci saranno anche a settembre, con spettacoli dedicati agli animali, battesimo dell'acqua, passeggiate con i propri cani, l'agility, tanti tanti eventi divertenti per coinvolgere le famiglie, i bambini e così via. Poi ci sarà anche il sabato sera a Carmagnola, sempre nel Parco La Vigna, con musica dal vivo, lo street food, e io sarò lì ad aspettarvi con i miei gadget micciosi, se volete venire a trovarmi. Insomma, sarò lì assieme ad anche alle avventure di Potti, che è un'altra blogger che si occupa invece di bassotti, quindi saremo lì assieme per parlare con voi, chiacchierare, fare le foto e Bene, quant'altro. bene, Penso che ci bene. divertiremo. Infatti, senti, ci sono tutti gli aggiornamenti sui social, perciò potete andare a vedere sia le pagine Esatto. di Elisa con l'evento dedicato, poi lo ricorderò anch'io ancora una volta, magari lo ricordiamo tra pochi minuti quando ci salutiamo, e tutto ciò che si può fare per partecipare, gli orari, le giornate, comunque l'intero weekend e tutto quello che c'è a disposizione. Veramente le attività sono tantissime.
tantissime, quindi non ci si annoia, esatto. Di sicuro, vedo. Non ci si annoia e soprattutto i prezzi sono contenuti, perché il prezzo per una giornata è di soli 5 euro, sì. E poi c'è anche lo sconto famiglia, insomma, è una bella cosa. È vero, quindi tutti invitati e tutti, mi raccomando, bravi a partecipare. Mi stavi dicendo un'altra cosa invece, mentre ci parlavamo al telefono, di un'altra tua prossima avventura, la chiamiamo così, la metto tra virgolette. Esatto, sì, guarda, io sono veramente emozionata per questa cosa, perché andrò da metà giugno a Capo Verde, in una delle isole di Capo Verde, a fare volontariato in un'associazione di veterinari che opera laggiù. È un'associazione italiana che quindi ha voluto aprire questo centro dove si occupano di sterilizzazioni, di randagismo sia di cani che di gatti. Hanno anche un gattile e quindi li ho contattati, gli ho chiesto se potevo andare giù appunto a fare volontariato, sì. Chiunque può andare giù a dare una mano oppure mandare robe e fare offerte, sì, insomma, sì. Aiutare in tantissimi modi, e quindi sono molto contenta che mi abbiano detto di sì. Farò, certo. Tanti reportage di questa cosa. Infatti, e vi racconterò. Sto via 2 settimane, non tantissimo, però spero di poi di ritornare anche successivamente. Tanto vado a perlustrare, a vedere com'è, sì, sì. E a raccontare anche sui miei social tutta questa avventura con video, dirette e quant'altro. Anche caspita. Appunto per dare una mano, per farli conoscere, perché insomma tutto quello che si può fare si fa. Sì, sì, guarda, ti supportiamo e condividiamo, fra l'altro il Meg andrà in vacanza per modo di dire, comunque non si ferma fino a luglio compreso, quindi tu, stando via a giugno, immagino che poi tornerai appunto per gli inizi di luglio, credo, no? Se sei in mese quello. Esatto, il 4 luglio torno su. Ecco, sì. Tu sai che hai un appuntamento con noi. Ah, perfetto. Mi racconterai mi fa piacere, mi fa piacere, sì, perché anche loro penso siano contenti di farsi conoscere il più possibile, sì. Quindi dirò anche loro questa cosa. Bene. Mi fa molto piacere. Condivideremo questa cosa, perché ovviamente essendo là in quelle zone, tra orari sballati, fusi o magari situazioni, non sarà facile magari condividere proprio la parte in diretta, però io ti seguirò e ne parlerò nelle puntate del Meg, sì. Ma a luglio faremo il nostro riassuntino. Ottimo, ottimo, mi fa piacere, sì, in qualche modo ci organizziamo. Dai, senza problemi. Senti, ricordiamo quindi ancora una volta l'appuntamento di Carmagnola, visto che siamo quasi addirittura d'arrivo, e soprattutto tutti i tuoi indirizzi web social per entrare in contatto con il mondo di Micio Gatto. Certo, allora questo weekend a Carmagnola, al Parco La Vigna, sabato e domenica, compreso il sabato sera, e potete trovare tutte le informazioni sul mio sito www.miciogatto.it e anche sul sito di A Tutta Coda, che è www.atuttacoda.info, e io vi aspetto sulla pagina Facebook di Micio Gatto, che è, cercate Micio Gatto su Facebook, mi trovate, e anche appunto sul canale YouTube con tutti i video sul benessere del gatto. Perfetto, Elise, sempre un piacere, quindi condividere con te queste informazioni. Grazie, e questi racconti. Mio. Guarda, sai che ormai sei entrata a far parte del nostro gruppo, no? Grazie, di confidenze e amicizie. Buon lavoro per il weekend, per le prossime iniziative che seguiremo e per il nostro appuntamento che abbiamo prossimamente dopo questa tua bellissima avventura da raccontare. Grazie ancora una Perfetto. Volta. Perfetto, allora a presto, grazie mille Moira e tanti saluti a tutti voi. E buona tanti giornata. Miau, ciao. Tanti miau, ciao amici gatti e amiche gatte. Ciao Elisa, ciao, buona giornata. Ciao, 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 presto, ciao, ciao, ciao. Bene, bene, bene. Allora, questo è uno dei nostri appuntamenti che ci piacciono. Ecco, come avete visto, la Lady se n'è andata durante l'intervista. E vabbè, caricherò questo video nel canale YouTube. E per oggi è tutto. Ciao amici gatti e amici gatte.